Martin Angioni, Amazon è in Italia, Amazon si sta costruendo il suo mercato, si sta espandendo rapidamente. Prima l'azienda non veniva in Italia e molti si chiedevano perché, adesso è qui, che cosa ha trovato? Sì, abbiamo il sito italiano è andato live il 23 novembre del 2010 e oggi possiamo dire che il primo risultato, diciamo, l'attività di questi 8 mesi ci ha premiati e i risultati sono andati oltre le aspettative iniziali. Quindi la reazione dei consumatori italiani è stata premiante e hanno mostrato, e il modello Amazon lo conoscevano perché acquistavano sugli altri siti di Amazon, ma anche il sito italiano mese dopo mese è cresciuto molto ed è oggi, dopo appena 8 mesi, già tra i primissimi siti del paese e abbiamo, penso, fatto rispetto ad altri lanci dei paesi europei, Francia, Germania, Inghilterra, che insomma predatano quello italiano di almeno 10 anni, abbiamo lanciato con più categorie, abbiamo aumentato l'offerta velocemente e quindi abbiamo dato un servizio più completo, più velocemente ai consumatori italiani e hanno mostrato appunto di reagire rispetto all'offerta più ampia che hanno ricevuto. Quindi due osservazioni, ne valeva la pena da un lato, dall'altro il consumatore italiano è pronto a fare acquisti su internet? Sì, assolutamente sì, la nostra esperienza ci conforta in tal senso. Tenga conto che il centro di logistica che ha iniziato a operare circa 2 settimane fa non era anche previsto in tempi così rapidi, si pensava di aprirlo nel giro di un paio d'anni, mentre invece appunto i volumi di attività sono tali e la risposta è stata tale da appunto consentire un'accelerazione dei tempi su una decisione appunto piuttosto importante, piuttosto rilevante, ecco, rispetto al lancio di un nuovo paese. Un'azienda come la vostra, che cosa si aspetta, di che cosa ha bisogno perché il mercato continui ad aprirsi e perché ci sia nuovo sviluppo? A livello di sistema, parlando dell'Italia. Beh, diciamo che Amazon è una realtà abbastanza sfaccettata, diversa, nel senso che c'è un'attività di retail che è quella con, insomma, tutti interagiamo col sito principale di Amazon.it, ma c'è anche Kindle, c'è anche AWS, c'è anche l'attività di Marketplace. E quindi è una, diciamo, la piattaforma accoglie in realtà poi diversi servizi e in particolare quello di Marketplace è un servizio che può molto contribuire alla crescita del paese e sostanzialmente la piattaforma di Amazon che si apre ai venditori. Tenga conto che nel mondo il 36% dei prodotti spediti da Amazon sono venduti da venditori e non da Amazon medesima, quindi diciamo già ci si può registrare e si può diventare venditori attivi sulla piattaforma di Amazon. Facendolo su Amazon.it automaticamente si ha accesso anche ai mercati inglese, francese, tedesco e spagnolo e questo permette alle aziende italiane, in particolare alle aziende medio-piccole, con costi fissi minimi e con invece costi variabili assolutamente gestibili e molto contenuti, di raggiungere un grosso numero di clienti e volendo anche di acquistare un servizio che si chiama logistica di Amazon, quindi di avere poi tutta l'attività di lavorazione dei prodotti, spedizione, consegna, trasporti ovviamente gestiti attraverso la rete di Amazon che ovviamente è molto efficiente e permette fortissimi risparmi. Quindi Amazon come piattaforma abilitante dell'e-commerce, come spazio dove costruire un nuovo business per le piccole e medie imprese italiane? Assolutamente sì e penso che sia importante questo tema di costi fissi e costi variabili, nel senso che aziende piccole hanno difficoltà effettivamente a farsi carico di costi di startup e di gestione di attività che inizialmente magari non hanno dimensioni sufficienti. In questo modo appunto questa strada permette di variabilizzare questi costi e quindi di abbassare le barriere d'accesso a mercati che in particolare per aziende spesso di nicchia come sono quelle italiane, ma con un prodotto altamente specializzato e anche competitivo, è una possibilità reale e ripeto, basta un indirizzo email, una carta di credito, una partita IVA e nel giro di 24 ore si può attivare un account che appunto dà accesso a una piattaforma sulla quale transitano milioni di consumatori tutti i giorni. In 2 battute rapidissime, Amazon può andare avanti da sola sulla sua strada e continuare ad aprire il mercato o ha bisogno degli altri attori, diciamo così, del settore italiano? Diciamo che Amazon è un modello che ormai funziona in molti paesi in tutto il mondo e dà prova di essere
un modello molto resistente e che funziona in tutte le diverse situazioni, proprio perché il servizio e gli aspetti essenziali del servizio, la selezione, le consegne, la facilità di uso, la sicurezza, la convenienza, sono tutti elementi molto evidenti a consumatori in tutto il mondo. È evidente che ci sono alcuni aspetti, come per esempio l'utilizzo delle carte di credito, che in Italia è molto sotto la media europea, aspetti di questo tipo che possono rendere, facilitare ulteriormente l'accesso e l'utilizzo al servizio di Amazon. Però diciamo che questi primi mesi di attività ci hanno mostrato che insomma, l'Italia nel suo complesso era sicuramente pronta ed è ricettiva a un'offerta di un servizio di questo tipo. Grazie. Grazie a voi.